Il progetto dove crollano i condomini parte con l'idea di cercare e ricercare una fisionomia a quella che è il paesaggio umano che si muove nel contesto del quartiere di Parte Palazzo e in particolare parte dal condominio di Via La Salle per muoversi in tutto il quartiere. Il progetto cerca di tracciare e dare un percorso visivo a tutti i vari soggetti che si districano e si muovono all'interno di questo contesto che è estremamente ampio ed estremamente pieno anche di contraddizioni. Il progetto filmico in un qualche modo ha l'esigenza di fare una sorta di mappatura di quelli che sono le personalità, le esistenze, di quello che è il modo di sentirsi all'interno di un contesto così ampio e all'interno di uno spazio come quello del condominio, che cerca di condividere e dare apertura su degli spazi. Il progetto all'inizio è stato assolutamente molto difficile, nel senso che ci si calava in un contesto alquanto ampio, dove all'interno c'erano una serie di soggetti che di per sé si interfacciavano tra di loro e entravano in contatto, muovendosi poi verso l'esterno e verso quello che è un po' l'ambiente circostante. Questo flusso continuo ha dato il via a una sorta di possibilità di seguirlo a livello osservativo, cercando con le riprese e col materiale filmico di dare una sorta di interpretazione a tutto quello che era appunto il movimento che si generava. Il progetto ha avuto origine da marzo, nel primo approccio nel condominio museo. La prima cosa che ti viene addosso all'interno del condominio è questa pregnanza e questa varietà di soggetti, di esistenze e di possibilità. Quello che è venuto quasi naturale è stata la possibilità appunto di riprenderli in maniera anche quasi nascosta, quasi interpretativa, molto osservativa, lavorando con due modalità. Una modalità fatta con delle riprese in alta qualità, posandosi su alcune figure e su alcuni ambienti che caratterizzano quest'area. E l'altra modalità attraverso la phototrap, che è una telecamera usata nella caccia per segnalare gli spostamenti degli animali selvatici, funziona con degli impulsi sul movimento e tiene un minuto di registrazione. Questa modalità di ripresa mi ha permesso di dare una sorta di vitalità ad alcuni ambienti, cercando in un qualche modo di snaturarli da quello che era il loro contesto, applicando una sorta di ricerca nell'immagine e sugli effetti che quell'immagine porta con sé. In un lavoro che è quasi distopico per la quantità di materiale che c'è e per la quantità di esperienza umana che si può fare in questo contesto.